Brembo presenta Benvenuti nella leggenda della Formula 1. Bentornati a 50 anni fa, 1973. La stagione vedrà alcuni cambiamenti, come l'introduzione della safety car a fine campionato in Canada per la prima volta. Ma partiamo dall'inizio. Il calendario prevede 15 gare, 3 in più rispetto all'anno precedente, e vede il debutto del Gran Premio del Brasile sul circuito di Interlagos e il Gran Premio di Svezia ad Andestorp. Torna l'Olanda dopo una sosta per aggiornamenti di sicurezza sul circuito di Zandvoort. La stagione comprende anche 2 gare fuori campionato, abbastanza consuete in quegli anni: la Race of Champions a Brands Hatch e il BRDC International Trophy a Silverstone, entrambe aperte alla Formula 1 e alla Formula 5000. Il Gran Premio di Spagna torna a Montjuïc, il circuito cittadino di Barcellona, che si alterna a Jarama in quegli anni. Il Gran Premio del Belgio, disputato nel 1972 a Nivelles, si svolge per la prima volta a Zolder. In Francia, Le Castellet sostituisce Clermont-Ferrand, mentre il Gran Premio di Gran Bretagna lascia Brands Hatch per Silverstone. La stagione 1973 vede l'introduzione di nuove regole per aumentare la sicurezza delle auto e un giro di riscaldamento completo prima della gara. Per quanto riguarda i team e i piloti, la Lotus conferma il campione in carica Emerson Fittipaldi e gli affianca il veloce Ronnie Peterson, capace di finire il campionato del 71 al secondo posto con una poco competitiva March 711. Al volante delle vetture Tyrrell la coppia Jackie Stewart-François Sever. Ancora una volta il campionato è una sfida tra la Lotus di Chapman e il team di Ken Tyrrell. Dal 1968 Chapman e zio Ken sono in competizione per i titoli piloti e costruttori. Tyrrell ha portato Jackie Stewart a vincere 2 titoli mondiali, prima come team manager di Matra, poi come costruttore stesso, vincendo un titolo costruttori per Matra e uno a suo nome. La scuderia del cavallino rampante, lontana dalla vetta della classifica per troppi anni, schiera Jackie Hicks, vincitore al Nürburgring nel 1972 con la Ferrari 312B2, la stessa vettura con cui inizierà la nuova stagione, e Arturo Merzario. McLaren inizia la stagione con Danny Hulme e Peter Revson al volante. Il circuito di Buenos Aires ospita il round inaugurale del campionato 1973. L'Argentina accoglie il Circus e tutti si aspettano una sfida tra Lotus e Tyrrell. Da un lato c'è il team di Colin Chapman, che nei suoi 15 anni di presenza in Formula 1 ha vinto 5 campionati piloti e altrettanti costruttori. Mette in pista anche la vettura che si sta dimostrando la più vincente di sempre nelle sue varie evoluzioni, la Lotus 72, vincitrice nel 1970. Una vittoria amara per l'incidente mortale a Monza di Jochen Rindt. La Lotus 72D vince entrambi i titoli nel 72. Nel 73, per le nuove regole di sicurezza, come la struttura deformabile obbligatoria ai lati, la monoposto viene aggiornata con nuovi supporti alari, pance integrate e una carrozzeria più grande. Al volante Chapman può contare sul campione del mondo Emerson Fittipaldi. Il brasiliano ha fatto il suo debutto in Formula 1 con la Lotus a metà stagione 70 come terzo pilota, per ritrovarsi in poche gare prima guida dopo la morte di Rindt. La vittoria di Fittipaldi a Watkins Glen assegna a Rindt il titolo postumo e alla squadra il campionato costruttori.
La seconda macchina è per lo svedese Ronnie Peterson, veloce e di talento. Ma accetterà il ruolo di secondo pilota? Dall'altra parte c'è Tyrrell, molto più giovane in termini di anni di presenza in Formula 1, ma altrettanto vincente. Il fondatore Ken Tyrrell è arrivato nel 1968 come team principal di Matra International e l'anno successivo ha portato il marchio francese a vincere il titolo costruttori e il campionato piloti. Nel 70 Tyrrell diventa costruttore e nel 1971 vince entrambi i titoli. Al volante della Tyrrell c'è Jackie Stewart, scoperto da zio Ken nelle formule minori, due volte campione del mondo. Al suo fianco François Sever, il francese dal 1970 è il secondo pilota e ha vinto il Gran Premio degli Stati Uniti a Watkins Glen. Le qualifiche del Gran Premio d'Argentina vedono anche altri protagonisti. La pole position è di Clay Regazzoni. Questa sarà la sua unica pole stagionale, l'ultima per la BRM in Formula 1. Fittipaldi si qualifica al secondo posto. La Ferrari di Jack Hicks partirà dalla seconda fila con la Tyrrell di Stewart. Alle loro spalle Peterson e Sever. Al via, Clay Regazzoni prende il comando e guida la gara fino al 28° giro, per poi cederlo a Sever. La leadership del francese dura fino all'85° giro, poi tocca a Emerson Fittipaldi conquistare la prima posizione e vincere la gara. Il campione del mondo inizia bene la stagione, ma il campionato è appena iniziato. A febbraio si disputa per la prima volta il Gran Premio del Brasile. Squadre e piloti sono accolti dal calore di San Paolo e dei tifosi, entusiasti di avere un campione del mondo brasiliano. Le qualifiche sul circuito di Interlagos sembrano confermare la superiorità del team di Chapman. Ronnie Peterson conquista la sua prima pole position. Emerson Fittipaldi parte al suo fianco. Stewart e Sever sono rispettivamente in quarta e quinta fila. Entrambi i piloti Lotus possono contare su una monoposto eccezionalmente competitiva sin dalla sua prima stagione nel 1970. La Lotus 72 è velocissima, dimostrando un potenziale formidabile. La versione E del 1973 è la più competitiva, con 7 successi in stagione. La carrozzeria a cuneo riduce la penetrazione e, confrontata con la Lotus 49, è più veloce di 20 km orari a parità di motore. Il V8 Ford compatto lascia libertà nella progettazione. I radiatori accorpati nelle pance sopra il cambio consentono di accorciare i circuiti idraulici, riducendo peso e ingombri. La rimozione di dischi freno e pinze dalle ruote al cambio alleggerisce le masse non sospese. Con la 72 viene deciso di spostare i radiatori al lato abitacolo. La rimozione dal muso rende l'aerodinamica più efficiente e migliora la distribuzione pesi a centro vettura. I serbatoi, ricavati nel telaio al lato abitacolo, hanno capienza complessiva di 180 litri e la loro posizione risulta migliorativa nel bilanciamento dinamico della monoposto. Caratteristiche della Lotus 72 sono i freni anteriori on-board, collocati tra serbatoi e scatola guida, con un telaio di rinforzo che contrasta le torsioni in staccata, rendendo l'anteriore più stabile in curva. Al via del Gran Premio il pubblico impazzisce. Emerson Fittipaldi prende il comando della gara, mentre al secondo posto c'è un altro pilota brasiliano, Carlos Pace. Il suo secondo posto però dura solo 2 giri, poi viene superato da Stewart e Peterson. Il pilota svedese della Lotus prova in tutti i modi a sorpassare Stewart, ma al giro 5 esce di pista a causa di una foratura. Si ritira anche Wilson, fratello di Emerson, per il surriscaldamento del Ford Cosworth della sua Brabham. 4 giri dopo anche Pace si ritira per il cedimento della sospensione posteriore. Emerson Fittipaldi ha dominato tutti i 40 giri di gara, conquistando la seconda vittoria di fila in campionato e consolidando la sua prima posizione in classifica.
Alle sue spalle c'è Jackie Stewart, il pilota scozzese con due podi è secondo in classifica, ha corso la sua ultima gara con la Tyrrell 005 e dal prossimo Gran Premio il sudafricano guiderà la nuova Tyrrell 006.